Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video! Yeah, oggi mi sento così, cioè, sto prendendo energie. Vabbè, lasciamo perdere, sono un po' matta, ma questo si sa, cioè, ovviamente, l'avete capito, spero, ma che farò ovviamente sarà sempre un video tag che mi piacciono tantissimo e mi diverto tantissimo. Fatemi sapere se anche a voi vi piacciono, ma questa volta in collaborazione con questo video è un'altra ragazza meravigliosa che ve lo sto a dire a fare. Sono tutte fantastiche queste ragazze e questa ragazza si chiama Denise Forte. Andate a vedere il suo link, il suo canale, perdonami, nell'info box, perché vi ho lasciato il link del suo canale nell'info box mia, di modo che potete andare a curiosare, sbirciare, a vedere, a iscrivervi, a mettere mi piace al suo canale, ma anche al mio ovviamente, non tralasciamo. Comunque, a parte questo, ti saluto Denise, perdonami ma sto smattando ufficialmente e cominciamo subito appunto con le domande. Anche oggi ho il mio telefono perché ora mi sono aggiornata anch'io, quindi rispondo alle domande tramite il cellulare e non più tramite i fogliettini. E il video tag in questione si chiama video tag, sono cose da ragazze, quindi maschietti, se vi annoiate chiudete il video semplicemente. Voi femminucce invece, se vi fa piacere sapere, curiosare, vedere quello che riguarda le nostre cose da donna, rimanete. Quindi io smetto di fare la psicopatica, quasi posso sembrare, non lo so, vabbè, vedremo. Inizio subito con le domande del video tag in collaborazione con Denise Forte. Prima domanda: pensi che sia carino quando un ragazzo ti bacia sulla fronte? No, cioè, scusate, pensate davvero che sia carino quando un ragazzo vi bacia sulla fronte? Cioè, sembra che ti dà un bacio tua nonna o mia mamma, neanche mia madre forse mi bacia sulla fronte, no, cioè, ma non esiste, c'è un ragazzo che mi bacia sulla fronte, ma stiamo scherzando, no, non esiste. Seconda domanda: vestitino a sbuffo o abitino da cocktail? Ovviamente un vestitino da cocktail, ma ino per me non può essere, diciamo un abbigliamento da cocktail più che vestitino. Terza domanda: ti piacerebbe una lunga lettera d'amore? Sì, mi piacerebbe. Io in generale non sono una persona molto romantica né mielosa, perché non mi piace, non lo sono mai stata. Sì, lo sono un pochino, ma non più di tanto, insomma, relativamente. Non mi piace la mielanza e non mi piace essere tanto romantica, però una lunga lettera d'amore, se scritta bene, non mi dispiace. Quarta domanda: appuntamenti in gruppo o da soli? Siamo al liceo? Appuntamento da solo, se vuoi uscire con me ci vediamo da soli, poi in futuro se le cose si evolveranno ci vediamo con i tuoi amici, ma intanto da soli. Quinta domanda: odi quando i ragazzi si comportano in modo diverso quando ci sono i loro amici? Certo che sì, una persona deve avere un carattere e un modo di essere indipendentemente dalla situazione e indipendentemente dalle persone che ci sono intorno. Cioè, non puoi essere con me in un modo e con i tuoi amici in un altro, cioè, per me sei proprio, cioè, basta, finita lì. Cioè, o sei sempre uguale, coerente, con lo stesso carattere con tutti, oppure ciao, cioè, buona, ciaoone, veramente. Sesta domanda: hai mai pianto durante un film romantico? Io forse non avete capito, ragazze, cioè probabilmente non mi conoscete veramente ancora bene. Io piango sempre, cioè io piango indipendentemente per qualunque film, che sia un cane che muore, che sia un essere umano, che sia una storia, io piango sempre, sono la persona più emotiva che esiste sulla faccia della terra, quindi sì, piango sempre, film romantico o no è la stessa, ma comunque piango.
Ti piacciono i ragazzi fighetti? No. Rispondo solo no e con questo chiudo. Ottava domanda. Quanto ci metti la mattina a prepararti? Allora, se devo andare a lavorare ci metto dai 10 ai 15 minuti, anche 20, non di più, perché so che devo rispettare un orario e quindi faccio veloce. Se devo prepararmi per uscire con amici, con il mio ragazzo o con chiunque altra persona, ci metto anche, a delle volte riesco ad arrivare anche a un'ora, se non qualcosa in più, dipende un po' da quello che devo fare. Nona domanda, quale sarebbe l'età del ragazzo più giovane con cui usciresti? Una domanda di riserva. L'età con il più giovane ragazzo con quale uscirei sarebbe la mia stessa età, non di meno. Decima domanda, ti immagini mai il tuo matrimonio e il tuo vestito? Sì, mi immagino il mio matrimonio, ma obiettivamente sono realista come persona, o realistica come si dice, non lo so, non mi immagino mai il mio vestito, perché lavorando nella moda e vendendo anch'io delle volte abiti da sposa a delle spose, mi rendo conto che è meglio non immaginarmi il mio abito da sposa, perché se poi quando vado a provarmelo non è l'abito adatto al mio fisico, alla mia fisicità e a come vorrei io sembrare o mostrarmi davanti agli altri, dopo rimango delusa. Quindi il mio abito da sposa non me lo immagino, magari mi immagino il mio matrimonio, quello senz'altro. E con questo abbiamo terminato questo video tag, sono cose solo per donne. E ringrazio ancora Denise Forte per aver collaborato insieme a me, per me è stato veramente un piacere, ti ringrazio, è una ragazza fantastica e mi auguro che ci saranno tantissime altre collaborazioni, anche future, chi lo sa. Ricordatevi di andare a vedere il suo canale, di iscrivervi al mio canale e mettere un pollicino in su se questo video vi ha tenuto compagnia e vi è piaciuto, e io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Mua! We'll be right back.